Il monolocale di marmo. Lei è tanto gentile, tanto, ma tanto gentile. Mi ripeteva in cantilena la vecchia signora Canuta, seduta davanti alla parete bianca dei loculi, dopo avermi chiesto di sostituire i fiori nel vaso di latta. Lei è veramente un giovanotto per bene. Io ho la sciatica, sa. Una lombaggine, dice il dottore, che mi prende tutto qui, la gamba, la coscia e una parte di schiena a sinistra. Non trovo più la forza di muovermi. Vorrei alzarmi da questa sedia e cambiare io stessa l'acqua ai fiori. Lo farei volentieri, io non mi sono mai appoggiata a nessuno, l'ho sempre fatto tutto da sola, ma appena provo a sollevarmi, è come se una mano crudele mi infilasse 100 spilli, tutti insieme, nei muscoli e nelle ossa, e mi vengono le lacrime agli occhi dal dolore. Luciano, il mio figlio più grande, non ci crede, dice che esagero, che è tutta immaginazione, come se mi lamentassi per rovinare l'esistenza a lui e a quella storpia della moglie che l'ha sposato dopo aver saputo che aveva 2 case di proprietà. Io gliel'avevo detto in faccia, signorina, tu sposi mio figlio per amore o per interesse? E lei, anziché rispondere, guarda il marito più pallida di un cadavere e scappa nel bagno piangendo. E questa è la gente di cui dovrei avere bisogno, eh? E questa è la gente che mi dovrebbe aiutare, accompagnare dai medici, sollevare da una sedia. Dovete assentarmi qualche minuto per riempire il vaso d'acqua fresca sotto il rubinetto esterno. Profittai per comprare un mazzo di garofani rossi da aggiungere ai 2 margheritoni sgualciti che avevo visto pendere dalle mani della signora accanto al rosario. Ma non doveva farlo, giovanotto. Lei è un signore. Si vede anche da come è vestito, non come quella pezzente di mia nuora, Lina, che mi va a raccattare i fiori dalle immondizie e poi mi dice: «Mamma, non ti offendere se ti regalo questi bei tulipani». Che magari non sono neanche tulipani, ma papaveri. Lei è di un'ignoranza intollerabile. Una volta l'ho guardata fisso negli occhi, quella cafona, e le ho spiccicato preciso: «Ma tu, tortorella mia, com'è che vieni già a infiorettarmi la tomba con tanto gusto, con quel sorriso sulle labbra che pare dirmi: muoviti, salta al fosso?» E quel mollusco di mio figlio, pianta la mamma. Al che io ho urlato: «Crisantemi, ipocriti, crisantemi dovreste regalarmi!» Io per i miei figli mi sono dissanguata, ho rinunciato a vivere. Per non farli uscire con i calzini rammendati, indossavo collant smagliati che risalivano all'anno del matrimonio. Mi vendetti la pelliccia sintetica regalatami da quel santo di mio marito per far andare Caterina, Caterina, alla festa dei medici, col miglior servizio di permanente e trucco che si fosse visto in città. Poi lei conosce quel primario senza coglioni, di cui non voglio neanche ricordare il nome, e se ne va a Torino. Tanti saluti e grazie, Caterina. Dal finestrino del treno finse di lasciar cadere un fazzoletto più bagnato di muco che di lacrime. «Ti scrivo, ti scrivo!» «Scrivi pure, bimba, scrivi pure!» Ho detto al postino di gettare via tutto quello che viene da Torino. Il loculo era collocato piuttosto in alto, il terzo da terra, e dovetti sollevarmi sulle punte dei piedi per raggiungere il portavasi di ferro. Sistemai il vaso con qualche affanno, poi infilai i garofani nell'acqua non più rancida. La signora si allungò verso di me, facendo scivolare la sedia, e mi consegnò i 2 margheritoni dal gambo ormai spezzato. Avvitai le 2 lampadine nel portacandele agganciato alla parete. Solo una si accese. Poi cercai istintivamente la foto del defunto tra i fiori, ammucchiati sul pavimento, immaginando che fosse caduta. Fu in quel momento che, sollevando gli occhi, scorsi in alto, a sinistra, su un angolo della lastra, dei caratteri incisi nel marmo, non ancora ripassati con la vernice dorata. Lessi: Cristina Teodori, vedova Palandri, nata il 5-2-1910, spenta il XXX. XX.
Alfonso mi ritorna in sogno ogni notte e mi dice, Cristina, Cristina, era meglio se mi gettavi nell'inceneritore, nella discarica comunale, tra le ganasce di qualche bulldozer, stritolaferro, piuttosto che tra i rottami di questa fossa comune che puzza di carne macellata e di accattoni verminosi. Come hai potuto lasciarti influenzare da quelle serpi? Non lo sapevi che i figli ti succhiano l'intero sangue e poi ti rivomitano appena non hanno più bisogno di te? E io gli prometto di andarlo a riprendere la mattina dopo, dovessi pure rincollare insieme il teschio e qualche pezzo di colonna staccata, perché ora so dove ospitarlo. Ho una casa mia e uno spazio che nessuno mi può togliere. Nessuno mi può togliere più. Non pagheremo neanche più l'affitto, Alfonso. Vedrai, lo rassicuro, l'ho sistemata proprio bene. È piccola, ma dignitosa, fresca, profumata di lavanda. Nessuno mi verrà più a ricordare le scadenze trimestrali, a minacciare ipoteche. Staremo solo noi, tranquilli e per sempre. Ma poi i becchini del cimitero mi ridono in faccia quando li supplico di raccogliere la salma di Alfonso dalla fossa comune e mi dicono: Doveva pensarci prima, signora. Ora suo marito lo potremo raccogliere solo con il badile, senza neanche essere sicuri che sia lui. Non sapevo più cosa fare ora. E davanti alla signora che piangeva soffiandosi il naso rumorosamente e tentando di raccogliere il rosario scivolatole dalle ginocchia. Dovevo ancora salire di un piano per andare a sistemare la tomba di mio padre. Avevo le mani bagnate di acqua stagnante e stringevo tra le dita le ultime foglie strapazzate ai garofani che debordavano dal vaso. 70 piccole candele, diceva la signora. Tutte e 70. Hanno voluto mettere i miei figli l'anno scorso sulla torta di compleanno. Quando mai si erano curati dei miei compleanni? Tutto a un tratto si ricordano che io esisto, perché ho compiuto 70 anni. Mamma, dicono, dobbiamo fare una grande festa in tuo onore, alla nostra mamma, alla nostra santa mamma. E tutti a baciarmi e strillarmi addosso. Complimenti, auguri. Altri 70 e passa di questi anni, finché l'arpia. La moglie del mio smidollato figlio maschio non getta sul tavolo il gran colpo di scena nel compiacimento generale. Mamma, dice solenne, abbiamo deciso di comprarti una casa. Avrai finalmente un appartamento dopo anni di stenti. Nessuno più di te se lo merita. L'assegno è già firmato, devi solo dirci ora quali sono le tue esigenze. Ho lasciato che l'applauso e gli urrà intorno a me finissero di frastornarmi e ho espresso la mia unica esigenza. Voglio una tomba, ho detto, un bell'oculo bianco e pulito, in buona posizione, nella zona meno umida del cimitero. Costa meno di un monolocale, ma è l'unico appartamento che desidero. Compratemi un loculo, io vi ringrazio di cuore, non voglio altro, lasciatemi in pace. La signora si infilò una mano nel seno e mi mostrò la foto di suo marito. Questa foto sarà con me nella tomba, almeno quella. Tra me e Alfonso non c'è nessuna differenza. Io sono tranquilla come lui e prego esattamente per lui come per me. Nessuno ha bisogno di me e io non ho più bisogno di nessuno. Aspetto solo di entrare lì, nell'unica casa che mi è stata concessa di acquistare. Nessuno mi potrà sfrattare da lì. I soldi servono ancora a qualcosa. A possedere uno spazio in cui riposare e in cui morire. Mi troveranno qui, su questa sedia, e per i becchini sarà un lavoro di pochi centimetri. Non sono mai stata così serena. Signore, mi creda. È come quando da bambina ingannavo i genitori fingendo di essere ancora malata nel mio letto dopo che la guarigione era già avvenuta da un pezzo. Io sono guarita da tempo, dalle sporcizie della vita. Mentre gli altri, vedendomi respirare, pensano che sia ancora viva. Certe volte lo penso anch'io. Ed è bella questa sensazione di non essere né qui né là, né di qua né di là. Soprattutto perché l'ansia è crollata di colpo e non ricordo, non mi va più di ricordare in che giorno della settimana, in che mese e anno ci troviamo. Non mi importa più di sapere se notte o giorno, mi creda, ora so solo di trovarmi davanti all'uscio della mia casa definitiva. E questo mi basta. Apparve il custode, che mi chiese se dovevo intrattenermi ancora, perché era l'ora di chiusura. Ho
Gli domandai il favore di un minuto per andare a baciare la lastra di mio padre e balzai veloce sui gradini che portavano al piano superiore. Sentii dietro di me intanto il custode esclamare a voce alta: «Allora, Cristina, un'altra notte in cella con gli antenati? Ma lo sai che ti trovo proprio bene, rossa in faccia e piena di salute? E mi vorresti entrare in quella scatola di marmo in questo stato?» Poi mi trovai al piano superiore e non udii più nulla.